Buongiorno a tutti da Austin, siamo qui per South by Southwest edizione 2015. Anche quest'anno, come tutti gli anni, le novità nel campo dell'innovazione e della tecnologia sono tantissime e noi siamo qui per raccontarvele. Matteo, da che cosa iniziamo? Ma guarda Beppe, inizierei proprio da una riflessione che hanno fatto stamattina al primo panel, e la riflessione riguarda il rapporto tra natura e tecnologia. Noi siamo abituati a pensare che la natura sia quello che ci circonda, che è nato naturalmente, mentre sempre di più dovremmo pensare alla natura come qualcosa che siamo abituati, è naturale nella nostra vita. Il confronto bellissimo che è stato fatto è stato sull'abbigliamento, no? Quello che anche noi indossiamo. 5.000 anni fa l'abbigliamento era tecnologia, era qualcosa che nessuno esisteva, oggi è qualcosa di naturale. E allora forse in un futuro, magari non molto remoto, cose che tutti noi utilizziamo oggi ma che riteniamo tecnologiche, come la videocamera, come gli smartphone, diventeranno in un futuro natura, ovvero qualcosa che fa parte così tanto della nostra vita che non pensiamo di poterne fare a meno. Ma a questo punto la domanda è: se gli oggetti, ovvero quello che fa parte della nostra vita, diventerà naturale, i brand cosa faranno? Beh, interessante il parallelismo col passato, perché quello che cambia notevolmente rispetto al passato è che questa logica del cambiamento, contrariamente al passato, non è più lineare ma è esponenziale. Ed essendo quindi velocissimo questo cambiamento, essendo probabilmente l'unica costante di questi anni, forse l'unico modo che i brand hanno per rimanere al passo con questa velocissima evoluzione tecnologica è quella di non costruire, o comunque di non pensare a prodotti innovativi o a servizi innovativi, bensì a pensare a delle infrastrutture tecnologiche, a delle infrastrutture di brand, a delle piattaforme che siano predisposte a questa innovazione, a questo cambiamento, la cui conseguenza immediata è sì di tirare fuori dei prodotti e dei servizi che siano evidentemente al passo con quella che è la tecnologia di quel momento, ma che di fatto predispongano il brand ad ospitare questi cambiamenti futuri. Il presupposto di tutto, come sempre già nelle edizioni passate, sono i dati, i cosiddetti big data di cui tutti parlano. La differenza interessante è che comincia a farsi un riferimento non a come posso raccogliere, rubare questi dati all'utente, ma come, perché l'utente dovrebbe darmi questi dati e attraverso quali strumenti. E strumenti, a proposito di strumenti, forse è il caso di parlare anche di wearable. Lo strumento per eccellenza sono infatti i wearable device, ovvero tutti quei device che permettono oggi a noi singole persone di raccogliere dei dati. Interessante però quello a cui abbiamo assistito durante uno dei panel del pomeriggio, Beppe, dove sui wearable distinguevano tre aree di interesse. Il primo, l'area dell'utilità, ovvero a che cosa mi serve raccogliere questi dati. Il secondo, l'area del significato, ovvero una volta questi dati li ho raccolti, a che cosa mi servono, che cosa me ne faccio, e probabilmente, come dicevi tu, serviranno ad alimentare una piattaforma che mi darà dei risultati e delle informazioni, degli insight utili per cambiare me stesso. Ma un terzo ambito a cui spesso poco si pensa è l'ambito emozionale. Qua intervengono ancora una volta i brand, tantissimi gli esempi di wearable technologies che uniscono le loro forze a quelle dei brand per creare un prodotto che non sia soltanto utile e che abbia uno scopo, un significato di esistere, ma che sia anche attraente da un punto di vista emozionale. E a questo proposito di tecnologia e fashion che si incontrano, un panel molto interessante a cui abbiamo assistito stamattina era sponsorizzato da General Electric, e una delle cose che presentavano per l'appunto era un esempio di contenuto, quindi di come il contenuto rispetto all'advertising non sia più basato solo su una big idea, o quantomeno non alla stessa big idea alla quale si pensava in passato per una creatività pubblicitaria, bensì alla ricerca spasmodica di un contenuto che per il brand sia autentico, rispetto al brand sia autentico, che per il pubblico sia rilevante, che quindi di fatto funzioni e sia coerente con quello che è il posizionamento di quella marca. E a proposito di questo, General Electric ha citato un prodotto che loro hanno sfornato in concomitanza con l'anniversario dell'allunaggio di qualche decennio fa, e per l'appunto erano un paio di scarpe, quindi un contenuto a tutti gli effetti, ma un paio di scarpe sviluppato da General Electric, quindi da una tech company, in collaborazione con un brand fashion, All'interno di questo prodotto c'era un riferimento chiaro, sia nell'estetica sia nei materiali, ai moon boot che erano stati utilizzati proprio per l'allunaggio. Quindi interessante esempio di contenuto. Sì, interessante soprattutto la chiusura del panel, perché proprio di contenuti abbiamo parlato, e la provocazione della responsabile comunicazione di General Electric è stata: tutti si chiedono oggi se l'advertising è vivo o morto. A me non interessa, perché sicuramente tutto ruota attorno alle big idea. La domanda che vi rivolgo come pubblico e a chi voi chiedo risposta è: se la big idea ancora è viva, e lo è, dove la trovo?